Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Stamattina siamo stati, abbiamo portato Mocha a fare il controllo, o meglio, più che un controllo ha dovuto fare l'iniezione, perché lei ogni 3 settimane appunto deve andare dal veterinario che gli somministra un farmaco, che è una sorta di chemioterapia, anche se lei non ha nessun tumore fortunatamente, ma serve per andare a sciogliere, a togliere l'infiammazione che ha. Quindi ogni 3 settimane abbiamo questo appuntamento. Abbiamo portato le analisi del sangue che ha fatto ieri mattina dal nostro veterinario di base, e hanno detto che va tutto bene, lei sta bene, quindi la cura sta proseguendo, insomma, molto molto bene. Però questa iniezione che lei fa appunto una volta ogni 3 settimane è meglio che io insomma non vada a contatto con questo farmaco, e visto che le bucano, fanno l'iniezione sulla schiena, comunque nella parte del collo, e può uscire una piccola parte di farmaco in piccolissima quantità, però c'è questo rischio, e anche nei suoi bisogni può esserci una parte di farmaco. Io, essendo in gravidanza, è meglio che evito il contatto. Quindi, per scrupolo, in questi 3 giorni restano a casa dei miei. Infatti siamo passate a casa da loro, le abbiamo lasciate giù, sia lei che Gioia, così siamo più tranquilli. Oggi giornatina a casa, non abbiamo niente di che da fare in realtà. Devo andare a ritirare un pacco in un punto di ritiro, perché c'è stato un problema con la consegna, quindi nel pomeriggio vado a ritirarlo io e poi vi faccio vedere di che cosa si tratta. Non vedo l'ora di vederlo. Vi stavo parlando anche di una cosa che volevo aggiungere in casa, ma mi ha interrotto il corriere. Dicevo, sto guardando anche per 2 aggiunte da fare qui in casa. Non vi dico né di cosa si tratta né dove voglio inserirle, perché voglio che sia una sorpresa, però devo scegliere, dobbiamo scegliere. Prima guardo qualcosa io, perché sta lavorando, e poi vediamo un po' cosa ne pensa delle scelte che ho fatto. E nel frattempo, appunto, è arrivato il corriere che ha portato un mega pacco. Che servirà per la cameretta, una cosa che abbiamo fatto arrivare appunto per la cameretta, perché tanti acquisti, tante cose che sto ricevendo in questi ultimi mesi sono tutti per lui, sono tutti o per, insomma, vestitini, cose così per lui, oppure arredo per la cameretta. Vi ho fatto vedere comunque qualcosa nello scorso video. Adesso io spero che la settimana prossima mio papà sia in forma per pitturare le pareti, perché non è stato molto bene, neanche lui ha avuto un po' di mal di schiena, un po' di cose così, e quindi, giustamente, non se le sentite, abbiamo rimandato anche questo lavoro. Però adesso sta molto meglio anche lui, quindi forse settimana prossima riusciamo a dedicarci alle pareti della cameretta, che sono la cosa più impegnativa, diciamo così, da fare, perché poi mancano giusto 2 o 3 cosine, quella da mettere, nulla di più. Aperto, è praticamente alto quasi come me. Adesso, visto che per la cameretta lo sposto addirittura lì, così è già posizionato, e vediamo dove inserirlo. Voglio creare un angolino carino e vediamo, devo fare un po' di prove prima, però sarà meglio spostarlo. Fortunatamente è leggero, quindi riesco a farlo da sola. Lampada assemblata, in realtà era praticamente già montata, bastava aggiungere il paralume. Adesso devo togliere ancora la pellicola. Ora devo decidere dove posizionarla, se da questa parte vicino al fasciatoio e alla culla, oppure di qui subito dopo l'armadio, quindi in questo angolino qua. Faccio delle prove e poi
poi vediamo. Ho fatto un po' di prove, l'ho messa sia su questa parete che, come vi ho detto prima, dove alla fine dove c'è l'armadio, tanto l'ho lasciata lì. Sono indecisa perché non so dove metterla, più che altro perché da questa parte mi sembra che riempia un pochettino di più dove c'è il fasciatoio. È anche vero che le pareti sono totalmente spoglie, ma perché sono ancora da fare, sono ancora da decorare e da dipingere, e quindi sicuramente cambierà totalmente l'aspetto. Di qua invece mi piace perché è vicino all'armadio, però non lo so, quindi mi do ancora qualche giorno per pensarci, tanto la sposto in un attimo, poi quando ho trovato la posizione definitiva, diciamo così, vi mostro poi tutto. Sapete che con la cameretta vi tengo aggiornati. Nel frattempo abbiamo mangiato, quindi anche la pancia adesso è bella piena, visto che devo aspettare le 3 per andare a ritirare il pacco, perché aprono alle 3, voglio fare un po' di attività, un po' di allenamento, un po' di movimento. Come prima cosa preparo la postazione, quindi un tappetino e mi metto qui davanti alla televisione, perché seguirò gli esercizi direttamente guardando la TV, che è più grande rispetto al telefono, quindi sono più comoda. Mi sto allenando ormai da circa 3 settimane utilizzando l'app di BuddyFit. Qui in info box vi lascio anche un link per poter avere una prova gratuita e utilizzare l'applicazione per 14 giorni per vedere come vi trovate, se è un'app che fa il caso vostro. Io mi trovo molto bene perché innanzitutto posso allenarmi da casa come e quando voglio, quindi quando ho tempo di farlo. Seguo gli esercizi, le lezioni che più mi interessano, ad esempio in questo periodo sto seguendo il programma Preparto Program, quindi proprio pensato per le donne in gravidanza, ed è un pacchetto che comprende 6 settimane di allenamenti, 2 allenamenti a settimana da circa 30 minuti l'uno. Gli esercizi non sono assolutamente difficili e non sono impegnativi, sono proprio pensati in questo caso, perché anche Veronica, sto seguendo le lezioni di Veronica, anche lei è in dolce attesa, quindi sono proprio pensati per donne in gravidanza. Ovviamente ci sono tantissime altre lezioni per qualsiasi esigenza, quindi se non siete in dolce attesa ma comunque volete allenarvi, su BuddyFit trovate tantissime lezioni da seguire per qualsiasi esigenza. E devo dire che mi sto trovando davvero molto bene, anche perché comunque fa bene tenersi in movimento anche in gravidanza, senza esagerare. Ci sono degli esercizi che magari non faccio perché mi sento un po' faticata, o che magari non completo totalmente, però comunque mi alleno, mi tengo un po' in movimento, ed è sicuramente una cosa positiva. Detto questo, vi faccio vedere un po' di esercizi, facciamo qualcosina insieme e poi mi preparo che vado a ritirare il pacco. Finito. Nel frattempo si sono fatte le 3, quindi mi do una rinfrescata, faccio una doccia veloce, poi vado a prendere il pacco e poi torno a casa. Non faccio niente di che, non vedo l'ora di vedere il contenuto, perché sono delle cose che ho fatto fare personalizzate per Tommy, e sono proprio super curiosa di vederle. E niente, comunque sono molto molto soddisfatta di riuscire a fare un po' di allenamento, un po' di movimento, perché fa bene, quindi fantastico. Nulla, mi cambio, vado e ci vediamo più tardi.
recuperato adesso e sono esattamente quasi le 7 di sera. Dovevo arrivare alle 3 questo pacco. Ci ha messo un po', insomma c'è stato qualche problema, ma alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, l'ho recuperato. Tra l'altro io convinta di andare in un tipo in una tabaccheria a ritirarlo, e invece era un ufficio, insomma erano degli uffici di, non mi ricordo neanche più. Comunque di venerdì sera sono andata a rompere a quest'ora alla ragazza poverina che stava lavorando in ufficio per ritirare il mio pacco. Adesso lo apro. Comunque non fate caso al casino che c'è qui in casa. Cioè abbiamo un sacco di scatoloni tutti sparsi qua e là. Cavalletto, aspirapolvere, la trip trap che devo mettere in cameretta perché in questo mese non ci serve. E un po' di prodottini là sulla cucina, non so se si vedono, perché ho dovuto fare dei contenuti e ho lasciato tutto in giro, quindi c'è un gran casino in casa. Apro il pacco, finalmente vi faccio vedere che cosa ho fatto fare. Devo accendere la luce perché sennò non si vede nulla. Allora, ho fatto fare, o meglio, Bianco e Crew, che ha una pagina su Instagram, magari qui sotto in info box vi lascio anche il suo profilo, mi ha voluto regalare per Tommy un body personalizzato. Vediamo se riesco ad aprirlo, ce la posso fare. Voilà, guardate che meraviglia, è una tutina. Ho detto body, scusate, ma in realtà è una tutina intera in lana merino, morbidissimo, caldissimo, con la personalizzazione del suo nome in bianco. Ovviamente si può mettere dove volete, io ad esempio l'ho fatta mettere al centro, ma si può mettere anche laterale o sulla parte del colletto. Sotto non ha i piedini, quindi bisogna mettere le calzine. Qua ci sono i bottoncini ed è estremamente morbida. Mamma, guardate che bel colore, bellissima. E questa appunto ha voluto lei, Daniela, regalarla al piccolo Tommy. Grazie mille, perché è bellissima. Questa sicuramente la porto in ospedale, sarà uno dei suoi cambi. Poi ho dato uno sguardo alla pagina e mi sono proprio innamorata delle cose che realizza, tant'è che ho fatto realizzare e ho comprato questo set che comprende, in realtà non è un set, l'ho fatto fare io. Il bavaglino in bianco con l'orsetto ricamato e sempre il suo nome, e poi questa tutina sempre taglia 1 un mese, quindi 0 un mese, dovrebbe essere 55 centimetri in ciniglia, morbidissima anche questa, caldissima, con l'orsetto azzurro in tinta unita, colletto azzurro e anche in questo caso l'incisione del nome. Ci sono diversi font ad esempio tra cui scegliere, io ho amato questo perché lo trovo molto elegante. E quindi queste sono le ultime cose che aspettavo per Tommy prima di fare la borsa per il parto. Ora praticamente abbiamo tutto. Cioè, quanto sono belli, quanto! Momento relax, finalmente in bagno. Abbiamo finito di cenare, abbiamo sistemato la cucina. Vi dico che sono le 10 passate di sera, 10 e un quarto, e sento la pancia tirare tantissimo. A parte che ho mangiato tanto stasera, mi sono proprio abbuffata, ma in più a quest'ora, comunque verso sera, tende a tirare ancora di più rispetto al resto della giornata. Essendo comunque all'ottavo mese, adesso la sento, è pesante ed è dura, ma la sera tira tantissimo, proprio si indurisce, e non vedo l'ora di mettermi a letto. Però prima mi strucco, voglio anche fare una maschera e faccio questa qui di Dalton. La tengo in posa una quindicina di minuti e dopo ci mettiamo a letto a guardare la serie TV che abbiamo iniziato da poco, che se non ricordo male si chiama Mezzanotte a Istanbul, ed è carina, ci sta piacendo molto. Siamo tipo al terzo quarto episodio
e bella, ci piace. Prima cosa vado a struccarmi, io utilizzo il The Calm Balm della Yepoda. Basta massaggiare un attimino e va a sciogliere totalmente tutto il trucco. Struccata in un secondo, adesso ho gli occhi un po' arrossati perché li ho sfregati, faccio la maschera e poi volo in doccia. Spero che questo video vi sia stato di compagnia, io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fino alla fine del video, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo molto presto con un nuovo video qui sul canale. Ciao!